La vita dei più non è che una diuturna battaglia per l'esistenza con la certezza della sconfitta finale. Quest'umano mondo è il regno del caso e dell'errore, i quali senza pietà vi imperano, nelle grandi come nelle piccole cose, e accanto a quelli agitano inoltre follia e malvagità, la sferza. La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore, a cui l'uomo è vincolato dall'origine per natura. Venendogli invece a mancare oggetti del desiderio, quando questo è tolto via da un troppo facile appagamento, tremendo vuoto e noia l'opprimono, cioè la sua natura e il suo essere medesimo gli diventano intollerabile peso. La sua vita oscilla quindi come un pendolo, di qua e di là, tra il dolore e la noia, che sono in realtà i suoi veri elementi costitutivi. Ogni storia di vita è una storia di dolore. La brevità della vita, tanto spesso lamentata, potrebbe forse essere quel che la vita ha di meglio. Nonostante tutti i tentativi e i sofismi di Sant'Agostino, la responsabilità del mondo e di tutte le sue sventure ricade comunque su Dio, il quale ha creato tutto, assolutamente tutto, e sapeva come sarebbero andate le cose. Ogni appagamento dei nostri desideri strappato al mondo è appena simile all'elemosina che oggi tiene in vita il mendico perché domani ancor soffra la fame. L'ottimismo, quando non sia per avventura il vuoto cianciar di cotali sotto la cui piatta fronte non altro alberga se non parole, sembra non pure un pensare assurdo, ma anche iniquo davvero, un amaro scherno dei mali senza nome patiti dall'umanità. L'egoismo ispira un tale orrore che abbiano inventato le buone maniere per nasconderlo, ma traspare attraverso tutti i veli e si tradisce in ogni occasione. Così ristretto è il vero e proprio pubblico degno dei filosofi genuini, che perfino i discepoli atti a comprenderli sono loro parcamente condotti dai secoli. Un uomo deve anche sapere ciò che vuole e sapere ciò che può. Solo così mostrerà carattere e riuscirà a qualcosa di buono. Solo per esperienza possiamo apprendere ciò che vogliamo e ciò che possiamo. Prima non lo sappiamo, non abbiamo carattere e dobbiamo sovente venir rigettati da duri urti esteriori sulla nostra via. Nessuno è divenuto artista per lo studio dell'estetica, né un nobile carattere si è formato con lo studio dell'etica. La vita e i sogni sono pagine di uno stesso, identico libro. La lettura fatta di seguito si chiama vita reale. Ma quando la normale ora di lettura, il giorno, è finita ed è venuto il momento del riposo, spesso noi sfogliamo ancora oziosamente, aprendo il libro senza ordine e connessione, ora a una pagina, ora a un'altra. Talvolta è una pagina già letta, talvolta una pagina non ancora conosciuta, ma sempre dello stesso libro.
Davanti a un'opera d'arte bisogna comportarsi come di fronte a un principe e mai prendere la parola per primi, altrimenti si rischia di sentire soltanto la propria voce. Desiderare l'immortalità è desiderare la perpetuazione in eterno di un grande errore. Come il mondo è da un lato in tutto e per tutto rappresentazione, così dall'altro in tutto e per tutto volontà. Il corpo intero non è altro se non la volontà oggettivata. Quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà è invero, per tutti coloro che della volontà ancora son pieni, il nulla, ma viceversa per gli altri in cui la volontà si è rivolta da se stessa e rinnegata, questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, è il nulla. Provare invidia è umano, assaporare la gioia per il danno altrui è diabolico. Non esiste indizio più infallibile di un cuore profondamente cattivo, della più bassa indegnità morale, che un tratto di pura e cordiale gioia del danno altrui. Declamare è più facile che dimostrare e moraleggiare, più facile che essere sinceri. La presunta mancanza di diritto negli animali, l'illusione che le nostre azioni verso di loro siano senza importanza morale o, come si dice nel linguaggio di quella morale, non esistano doveri verso gli animali, è una rivoltante grossolanità e barbarie dell'Occidente, la cui fonte sta nel giudaismo. Che la morale del cristianesimo non tenga conto degli animali è un suo difetto che farebbe meglio a confessare. La pietà verso gli animali è talmente legata alla bontà del carattere da consentire di affermare fiduciosamente che l'uomo crudele con gli animali non può essere buono. Che cosa è che fa il filosofo il coraggio di non tenersi nessuna questione sul cuore? Il rango che si occupa nella scala degli spiriti è determinato tutto dallo sguardo con cui si osserva il mondo esterno, da quanto sia profondo o superficiale. Come vengano miserevolmente usati e sprecati con inconcepibile pazzia, il tempo e le forze della vita umana, la cosa più splendida e breve che conosciamo, mai questo mi è più chiaro di quando vedo un uomo il cui lavoro consiste nel servirmi. La vita è un linguaggio con cui ci viene dato un insegnamento. Se potesse esserci dato in un altro modo, non vivremmo. Perciò, massime di saggezza e regole di prudenza non sostituiranno mai l'esperienza, non saranno mai un surrogato della vita, eppure non vanno respinte perché appartengono alla vita. Questo mondo è il regno del caso e dell'errore. La filosofia è un'alta strada alpina, a essa conduce solo un ripido sentiero su pietre appuntite e rovi pungenti.
È un sentiero solitario e diventa sempre più deserto quanto più si sale, e chi lo percorre non deve conoscere spavento, ma deve lasciarsi tutto alle spalle e di buon animo aprirsi da sé la via nella fredda neve. La vita è una notte riempita da un lungo sogno, che spesso diventa un incubo opprimente. Per molti uomini i filosofi sono moleste falene che li disturbano nel sonno. Il corso della nostra vita è simile a un mosaico. Non possiamo riconoscerlo e giudicarlo prima di essere giunti a una certa distanza. Quel che, quasi inevitabilmente, ci rende persone ridicole è la serietà con cui trattiamo ogni volta il presente, che reca in sé una inevitabile parvenza di importanza. Solo pochissimi grandi spiriti l'hanno superata, e da ridicole sono diventate persone ridenti. Gli uomini di genio sono raramente o mai ragionevoli, per questo raramente felici e raramente esenti da biasimo. Chi in qualunque campo imita l'individualità di un altro che, poniamo, gli è piaciuta, è ridicolo proprio come uno che indossi i vestiti altrui. E ciò che più conta, emette egli stesso una sentenza di condanna sul proprio valore, volendo essere altro da quello che è. Se uno abbia più cagione di cercare o di evitare gli uomini, dipende da quel che teme di più, la noia o il fastidio. La sventura è per il nostro animo il calore che lo mantiene molle. Nella buona sorte è facile che diventi duro. Nella filosofia moderna, Dio è ciò che gli ultimi re franchi erano tra i majores domus, un nome vuoto che si conservava per poter vivere più comodamente e senza contestazioni. Ogni religione positiva non è, propriamente parlando, che l'usurpatrice del trono che spetta alla filosofia. Per questo i filosofi la osteggeranno sempre, anche se dovessero considerarla un male necessario, una stampella per la patologica debolezza di spirito della maggior parte degli uomini. La religione cattolica è una guida per elemosinare il cielo. Guadagnarselo sarebbe troppo scomodo. I preti sono i sensali di quell'accattonaggio. Non esiste alcuna religione naturale. Le religioni, tutte, sono prodotti artificiali. La filosofia è, in sostanza, nemica di tutte le religioni, in quanto esse hanno usurpato il trono che le appartiene e vi si mantengono sopra con l'impostura. Già solo il presentarsi come verità rivelata è il marchio dell'inganno e costituisce, per uno che pensi, una sollecitazione all'ostilità. Solo quando il mondo sarà diventato abbastanza onesto da non impartire lezioni di religione ai ragazzi prima del 15° anno di età, ci si potrà aspettare qualche cosa da esso. Mediante il precoce indottrinamento,
in Europa si è arrivati al punto che la credenza in un Dio personale è letteralmente diventata, in quasi tutti, un'idea fissa. Le religioni si sono impadronite della disposizione metafisica dell'uomo, in parte delimitandola e paralizzandola tempestivamente con i loro dogmi, in parte mettendo un assoluto divieto su tutte le sue libere e naturali espressioni. Così, all'uomo la libera ricerca sulle questioni più importanti e interessanti, anzi sulla sua stessa esistenza, viene in parte proibita direttamente, in parte ostacolata indirettamente, in parte resa soggettivamente impossibile mediante quella paralisi. E dunque la più elevata delle sue disposizioni giace in catene. Verrà il tempo in cui l'idea di un Dio creatore sarà considerata nella metafisica come ora si considera quella degli epicicli nell'astronomia.